Sono Stefano Piazzi, alleno la Sampdoria primavera femminile, sono alla Sampdoria da 3 anni, il primo anno ho allenato l'Under 15, l'anno scorso ho coadiuvato con Enrico Calvi la prima squadra di eccellenza e quest'anno sono l'allenatore della Primavera Nazionale. Mi chiamo Raffaella Fracchia, sono la collaboratrice della Primavera Femminile. Sono arrivata in Sampdoria nel 2019 e nelle prime 2 stagioni ho seguito l'Under 8 femminile. Il campionato Primavera Femminile è composto da 12 squadre, la maggior parte sono squadre professionistiche. È un campionato molto impegnativo, le prime 4 andranno a fare le finali nazionali. Noi dal primo anno non ci siamo poste un obiettivo, ma lavoriamo di settimana in settimana e al momento, devo essere sincero, siamo soddisfatti dei risultati. Spesso nelle partite di calcio femminile capitava che ci fossero risultati eclatanti. Invece questo è un campionato abbastanza equilibrato e quindi credo che sia anche più bello da seguire e soprattutto da giocare. Quest'anno è il primo anno che affrontiamo questo campionato, abbiamo una leva che parte da ragazze dal 2003 fino al 2006. Siamo partite ad agosto con il gruppo di ragazze, sono con noi qua da circa 7 anni. Abbiamo portato a termine un buon lavoro, si è fatto di una progettualità. E quest'anno si è manifestato anche attraverso le convocazioni in prima squadra. È un gruppo molto dedito al lavoro, che segue molto quello che viene detto dai mister. Grazie all'ambiente sereno che in questi anni è stato creato, riescono a divertirsi, ma nello stesso tempo sempre a dare il massimo. Gli allenamenti si svolgono in contemporanea con l'Under 17, questo ci permette di avere uno scambio diretto e continuo con queste leve, è fonte di crescita per tutti. Il calcio femminile ha fatto dei passi da giganti in questi anni, soprattutto dopo i mondiali, c'è stato un boom incredibile. Però penso anche, essendo da tanti anni in questo mondo, che la grande crescita della Serie A in Italia sia figlia di tutto il lavoro che si è fatto nei settori giovanili dal 2015 a oggi, quando le squadre professionistiche hanno iniziato a fare calcio femminile. Sicuramente il livello è destinato a crescere, tra qualche anno ci potremo togliere delle grandissime soddisfazioni sia a livello di club sia a livello di nazionale italiana, perché il calcio femminile in Italia sta crescendo tanto. Il nostro settore giovanile è nato circa 7 anni fa, c'è stato un progetto che ha portato in questi anni una lenta e continua maturazione da parte di tante ragazze. Questo ci ha permesso, arrivata poi la Serie A, di portare alcune ragazze a esordire in questo campionato. Di questo siamo molto soddisfatti, non è sicuramente un punto d'arrivo, anzi questo ci dà adito a lavorare sempre meglio per portare più ragazze del nostro settore giovanile ad esordire in prima squadra. Cosa che mi ha più conquistato per quanto riguarda il modo di lavorare qui è sicuramente la serenità che si dà alle ragazze, ma la competenza e la cultura del lavoro che viene trasmessa loro. Questo consentirà a quelle più brave di potersi togliere in futuro soddisfazioni, magari arrivando anche alla Serie A, visto che adesso hanno anche questa ottima opportunità, però comunque in generale sta creando delle calciatrici e questa è la cosa più importante.